Eccoci, ore 21 in punto, appuntamento il numero 10 con Velo, la rubrica dedicata interamente al mondo del ciclismo, al mondo delle due ruote. Questa sera è una puntata ancora più particolare, perché? Perché inizia il Giro d'Italia, inizierà domani, non inizierà dall'Italia, da Apeldoorn con la cronosquadre, ma ovviamente sarà un giro tutto da seguire per sapere chi sarà a vestire la maglia rosa e prendere l'eredità lasciata da Alberto Contador. Molti dicono sarà un duello a due Nibali-Landa, vedremo se sarà così. Questa sera ovviamente tanto spazio all'avvio della Corsa Rosa, oggi la presentazione delle squadre, poi faremo un po' una disamina, ma non solo, perché parleremo anche di molto ciclismo di casa nostra. Il primo omaggio nel ciclismo per gli abruzzesi è Manoppello, aggiunta la sua 69esima edizione, il trofeo città di Manoppello, ne parleremo questa sera. Poi faremo anche una piccola disamina a livello federale di quello che è la situazione del settore giovanile e non solo. Insomma, sono tanti gli argomenti di questa sera. Comincio a salutare gli ospiti ricordandovi che potete interagire con noi al numero unico 392-623-7060. Potete scriverci attraverso l'hashtag TV6, per chi utilizza Twitter, scriverci attraverso la nostra pagina Facebook di TV6, che tra poco Maurizio Daguì, che già saluto e già ringrazio per l'ausilio, come sempre vi mostrerà, eccola qua. Potete scriverci e mandarci delle foto all'interno della nostra pagina Facebook, dove sono caricati tutti i servizi, tutti i TG. Però per chi volesse può mettersi in contatto o attraverso la pagina di TV6 o questa, la pagina di Velo. Potete mandarci nel caso anche delle fotografie, le più belle. Noi come al solito le premieremo con un regalo che oramai conoscete, che tra poco vi faremo vedere. Detto questo, come detto, presentiamo gli ospiti partendo ovviamente dal padrone di casa, Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera a tutti! E allora, con te parleremo soprattutto di giro, ma non solo. Lo ritrovo con piacere perché ci deve presentare una corsa che si svolgerà, ma con lui affronteremo anche alcune questioni relative al settore giovanile del mondo del ciclismo. Antonio Menicucci, buonasera, ben ritrovato! Buonasera a voi! Per fare un'analisi un po' di quello che sarà la Corsa Rosa, ritrovo con molto, davvero molto piacere Moreno Di Biasi. Ciao Moreno! Buonasera! E poi abbiamo detto parleremo di Manoppello, abbiamo l'assessore allo sport del comune, Sandro Petaccia. Buonasera assessore! Buonasera! E ovviamente non potevamo non invitare Gianfranco Pepe. Ciao Gianfranco! Buonasera a tutti! Allora, l'anteprima finisce qua, voi non cambiate canale perché un attimo di break e poi subito dopo la pubblicità inizia Velo numero 10. A tra poco. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo.
le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Taccone Bikewear. Insieme dunque, buona serata a tutti, possiamo partire per questo appuntamento numero 10 con la rubrica di TV6 dedicata al mondo delle due ruote. Partiamo ovviamente con il Giro d'Italia che inizia dunque alla ricerca per vedere chi sarà l'erede di Alberto Contador. Oggi la presentazione delle squadre, domani ci sarà la prima tappa, la crono squadre, ma di fatto in molti, gli addetti ai lavori soprattutto, pensano che sia alla fine si ridurrà ad una specie di duello tra Nibali e Landa. Queste sono le squadre che sfilano ovviamente questo pomeriggio. Questa è la Gazprom che è stata la prima ad aprire i battenti e poi le vedremo mano a mano tutte le altre. Sono tante le squadre, tanti i papabili alla vittoria, ma poi neppure troppi, Luciano, o sbaglio? Ma innanzitutto c'è anche il nostro Giulio Ciccone, vogliamo dirlo? Certo, ci sarà l'unico abruzzese in gara, quest'anno sarà Giulio Ciccone, un ragazzo giovanissimo, appena 21enne, che già all'inizio della stagione si è mosso molto bene nel mondo del professionismo e giustamente i dirigenti della Bardiani hanno deciso di fargli fare questa grande esperienza al Giro, che sicuramente sarà un'esperienza molto positiva perché tra l'altro ha delle grandissime qualità, sì, in salita, anche se obiettivamente dobbiamo sempre tenere presente che un giovane di appena 21 anni e sicuramente dobbiamo avere anche la pazienza di aspettare qualche ottimo risultato. Comunque un giovane che in salita, specialmente in questa prima fase della stagione, ci ha fatto vedere delle grandissime, sì, qualità. E ritengo ci fece vedere grandissime cose al Tour dell'Avenir? L'anno scorso da dilettante è stato protagonista nel mondo dilettantistico, però già nelle prime prove nel ciclismo quello che conta, cioè quello dei professionisti, ci ha fatto vedere veramente dei grandi numeri per un giovane di appena 21 anni, uno che sicuramente ha di qualità, che
è prestato al ciclismo che piace, cioè al ciclismo dei grandi giri. In questo momento c'è grande attenzione, quindi lui è un corridore destinato ad essere uno dei protagonisti delle grandi corse a tappe. Quindi noi ci auguriamo, lo seguiremo con grande attenzione, con grande passione, con l'augurio di poter fare un giro veramente interessante. Eccolo qua, la prendiamo proprio dal sito girodittalia.it, la leggiamo: Pirazzi, Andreetta, questa è la Bardiani ovviamente, Simeon, Nicola Boem, scendiamo, Manuel Buongiorno, eccolo qua, Giulio Ciccone. Se clicchiamo magari vediamo anche il profilo personale del nostro Giulio, che insomma è del 1994, è stato ospite qui da noi nelle ultime puntate della scorsa stagione, quando dalla Colpack stava per passare proprio alla Bardiani di Roberto Reverberi. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo a Giulio, speriamo, ovviamente non è che ci aspettiamo, caro Giulio, la maglia rosa, ci aspettiamo però che l'atleta abruzzese possa regalarci, possa renderci fieri del nostro rappresentante regionale. Detto questo, ho fatto gli in bocca al lupo a Giulio. Luciano, andiamo proprio nello specifico, perché in molti dicono: beh, vabbè, o Nibali, Olanda, un po' staccato Valverde, ma poi sarà veramente così, oppure le salite, le tappe potrebbero rimettere in discussione un po' tutto? Beh, diciamo che i grandi giri, sai, una corsa che dura 20 giorni può essere molto, è sicuramente molto affascinante, perché è sempre molto imprevedibile. Sicuramente Vincenzo Nibali si presenta a questa edizione come grande favorito, perché è 2 anni che è assente dal Giro d'Italia. 3 anni fa fu il vincitore dell'edizione rosa, però per 2 stagioni preferì andare al Tour, quindi obiettivamente quest'anno ci torna al Giro, ci torna con delle grandi motivazioni, ma soprattutto torna con una grande squadra. Secondo me non è al 100% della sua condizione di forma, un inizio di stagione non certo esaltante per il campione siciliano, però ritengo che ha uno staff che ha preparato al meglio questo grande appuntamento per Vincenzo, quindi una preparazione studiata veramente nei minimi dettagli, preparazione in altura, quindi certi benefici della sua condizione potremmo averli fra 1 settimana e 10 giorni, quindi avere il miglior Vincenzo Nibali soprattutto negli ultimi 10 giorni del Giro d'Italia, dove obiettivamente il giro mi sembra decisamente più interessante. E poi vedremo, vi faremo vedere il promo, vi faremo vedere le tappe, insomma entreremo nella corsa rosa veramente a 360 gradi. Normalmente in passato i corridori partivano sempre un po' in modo tranquillo per sfruttare appunto gli ultimi 10 giorni e ottenere il massimo dei propri fisici, anche se nell'ultimo periodo al Giro d'Italia si è visto che bisogna veramente essere brillanti e potenti da subito. Ritengo che Nibali non sarà brillantissimo nella prima settimana, però, come ripeto, ha una grandissima squadra, una squadra di grandi talenti, di grandi corridori, che magari nelle prime giornate potrà sopperire la piccola condizione non perfetta del Nibali attuale. Quindi io ritengo che il miglior Nibali, come ripeto, lo potremmo vedere fra 10 giorni. Okay. Questa è la stana, li vediamo tutti uno per uno. Moreno, passo a te, perché è chiaro che gli scudieri di Vincenzo Nibali saranno Agnoli e Scarponi quando la strada si farà più in salita. Sì, sicuramente Nibali, ok, compagni di squadra che saranno sia Agnoli e Scarponi, 2 italiani che conosciamo, che ormai sono già da un po' di stagione che sono i suoi scudieri, anche ottimi e validi professionisti. Sicuramente, come dice Luciano, Nibali non si presenterà al 100%, però io ho guardato
ho studiato bene il percorso proprio ieri. Effettivamente il giro si deciderà dalla 15ª tappa in poi, quindi della cronoscalata che si farà sull'Alpe di Susi, quindi dalla 15ª in poi Nibali avrà il tempo comunque di anticipare nelle prime tappe e migliorare la condizione strada facendo. Ok, Maurizio, sono arrivati dei messaggi, perché ho sentito che ci sono dei messaggi. Innanzitutto, Luciano, ti facciamo vedere il nuovo layout. Ce l'abbiamo, Maurizio? Cioè? Nuovo layout, perché tu settimana scorsa hai detto non si leggono proprio tanto bene, allora ti facciamo vedere come li abbiamo sistemati. Ok? Così va bene? Buonasera Jacopo e Luciano, buon giro a tutti, grazie. Questo continuate a scriverci. Allora, io direi adesso di andarci a vedere il promo del Giro d'Italia che si apre, il promo del giro numero 99. Grande Moreno, tanti saluti da Alessandro Tonelli, tuo storico tifoso. Sì, sì, lo conosco bene. Lo vuoi salutare? Ok, ci andiamo a vedere il promo del Giro d'Italia. È in inglese, però c'è questa mania di fare le cose in inglese, Luciano. Giro d'Italia è come se il Tour de France facessero il promo in italiano. Io ce li vedo poco i francesi a fare il promo in italiano, però noi abbiamo questa sorta di sudditanza psicologica rispetto ad alcune lingue, ad alcuni paesi, ad alcune culture. Comunque ce lo vediamo perché è davvero molto bello e sarà il Giro d'Italia numero 99. Vediamo. You have been working for months. I have pedaled every day. You have fought against yourself. You have tested your willpower to the limit. I have sacrificed myself. All for this moment. A whole year to train every single muscle, repeating those endless movements to savor my triumph. A whole year to build the dream. 21 days to reach for it. This is where the history begins. Where the past and the future race together. Where only what happens today counts. Yesterday does not matter. Tomorrow, I will get everything all over again. I will beat the rain. I will conquer the mountains. I will defeat every enemy. You will raise your arms and shout at the sky, and only when your name is engraved in gold, the memory of you will last for centuries. Aro 23 e 08, contador 22 metri. Penso che io adesso ho paura di nessuno. This is the story of a legend. This is the 99th Giro d'Italia. The moment before eternity. Bello, davvero molto bello! In molti avranno capito poco, però insomma aspettiamo. A due sottotitoli no, lo so, hanno speso chissà quanto per fare un promo, poi qualcuno che scrivesse sotto neanche a pagarlo, comunque va bene. Ci teniamo un po' di esterofilia. Comunque abbiamo parlato di Nibali, a questo punto Moreno dobbiamo parlare anche di Landa, perché? Innanzitutto perché Landa è l'ex compagno di squadra di Vincenzo Nibali, che adesso ha i gradi di capitano.
in questo Giro d'Italia e potrà correre come un capitano. Adesso vogliamo vederlo. Eccola qua la Sky, vogliamo vederlo. Sì, sì, ma sicuramente Landa partirà in una posizione migliore di Nibali, perché prima di tutto non è il favorito numero uno. Sì, sarà il rivale numero uno di Vincenzo Nibali. Si conoscono molto bene, poi sicuramente viene da un'esperienza passata al Giro che credo comunque gli sia stata un po' stretta, perché tirare i freni quando poteva giocarsi comunque una classifica migliore al Giro sicuramente non sarà stato bello, quindi arriverà soprattutto molto carico e motivato. E poi sinceramente come condizione anche, l'ho visto anche pedalare bene nelle ultime gare. E poi il Giro d'Italia è lungo e Nibali comunque sì, resta il favorito numero uno e comunque poi dovrà anche sperare di avere la fortuna e la buona sorte, perché basta una tappa sfortunata. Abbiamo visto l'esperienza in passato che ha avuto la scorsa stagione alla Vuelta, una tappa sfortunata, ma che può succedere dalla prima all'ultima tappa. Basta una giornata di vento in Belgio, sì. E che può succedere di tutto. Certo. E poi comunque non dimentichiamo, oltre a Nibali, anche gli altri diretti avversari che comunque c'è Valverde. Sì, abbiamo Valverde che comunque ha i suoi 37 anni, però è un corridore che comunque penso il corridore che abbia tra i favoriti è quello che ha comunque la maggiore esperienza e quello che comunque è abituato a vincere più di tutti. Ha vinto già 100 gare nella sua carriera. E grandi giri, e classiche, e soprattutto per lui sarà la prima partecipazione al Giro d'Italia, quindi avrà una motivazione anche lui in più rispetto ad altri, quindi sarà sicuramente, oltre a Landa, un altro rivale pericoloso per Nibali. Andiamo sulla Movistar, Maurizio, indietro proprio per parlare di Alejandro Valverde, ma soprattutto della sua squadra. Questa è la Fantini, questa è la Movistar, la squadra capitanata proprio da Alejandro Valverde, lo vedete, questa è la squadra, c'è lui ovviamente con i gradi di capitano, c'è Andrea Amador, Carlos Alberto Betancourt, insomma è anche, c'è José Rada López, Javier Moreno, Joaquín Rojas Gil, Rory Sutherland, Sutterlin e poi il nostro italiano Giovanni Visconti. In questi casi tu sulla Movistar pensi che abbia una squadra per sostenere Alejandro Valverde? Allora, questa secondo me nessuno l'ha messo in risalto in questi giorni, è la squadra più pericolosa al Giro d'Italia. Ma perché? Perché innanzitutto ha Valverde, che secondo me non potrebbe vincere il Giro d'Italia perché viene già da un periodo di stagione molto intenso, le classiche, ha vinto la Freccia Vallone, un corridore che già è stato in condizione per un paio di mesi abbondanti, quindi secondo me al Giro per la classifica generale sarà veramente molto dura. Però dico che questa sarà la squadra del Lago della Bilancia. Perché questo? Perché sappiamo che una squadra spagnola, sappiamo che Valverde è molto amico di Landa. Landa veramente, se volesse vincere il Giro, si deve trovare anche degli alleati sulla strada. E la Movistar, Valverde potrebbe essere appunto la squadra più pericolosa del gruppo. Quindi l'Astana e Nibali deve stare molto attenta, o perlomeno durante questo Giro d'Italia dovrebbe fare dei piccoli favori a questa squadra, magari fargli vincere qualche tappa. Sì, tu l'hai sempre intermedia. Detto che poi in gruppo conta la forza della squadra, conta la forza del singolo, però conta anche come ci si riesce a muovere all'interno del gruppo.
Sì, perché poi alla fine il vincitore di un giro deve gestire bene i 20 giorni, deve cercare di non essere antipatico, non deve essere arrogante, anche quando si vince si deve sempre cercare di non essere devastante nelle proprie azioni, per far sì che si rimanga sempre a profilo basso e magari in qualche circostanza, se riesci, devi fare anche dei favori. E secondo me, se io fossi per Nibali, qualche favore in più alla Movistar glielo farei, perché se mi mettessi contro questa squadra, so che un grande uomo d'esperienza come Valverde potrebbe un momento o l'altro favorire in modo diretto l'altro corridore spagnolo, appunto Landa, che mi sembra, come ha detto Moreno, è quello che in questo momento ha espresso più condizione, un ottimo giro del Trentino, dove appunto è riuscito a vincere. E quindi penso che la lotta per la vittoria finale sicuramente si giocherà su questi due uomini, Nibali e Landa. Però c'è molte sorprese a questo Giro d'Italia, c'è appunto Dumoulin, se molti ricordano l'anno scorso alla Vuelta, fino agli ultimissimi giorni leader della classifica generale, poi solo un grande Aru è riuscito a battere appunto questo campione olandese, che è un ottimo cronoman, addirittura potrebbe essere il vincitore della tappa di domani insieme a Cancellara, quindi un Dumoulin che l'anno scorso ci aveva fatto vedere degli ottimi miglioramenti, non solo a cronometro ma anche in salita. E c'è Rafael Maika, un atleta che ha vinto già 3 tappe al Tour de France, 2 volte nei 10 in classifica generale al Giro d'Italia, quindi un ragazzo che sta crescendo stagione per stagione, e quindi da tenere sotto controllo, e sarà uno dei corridori più interessanti da seguire. E poi c'è questo colombiano Chavez, che già l'anno scorso al Tour de France, giovanissimo questo qui, fece veramente vedere dei grandi numeri. E poi dai colombiani obiettivamente ci si può fidare sempre poco, perché questi sono capaci di arrivare e fare dei grandi numeri, non si sa da dove li tirano fuori, però questo è un corridore, da tenere veramente sotto controllo. Poi c'è il solito Urán che oramai da 2-3 stagioni, questa grande promessa del ciclismo colombiano, che non è mai diventato un grande campione, però ha grandi numeri. Se trovi le 2 settimane di gloria, perché no, ha veramente grande qualità e potrebbe essere uno dei pretendenti alla vittoria finale. Quindi sarà un bel giro con parecchi campioni, un'edizione con gente tosta, anche se dobbiamo anche ricordare gli assenti. Ci mancherà molto Contador, un Contador che negli ultimi anni al Giro ha sempre fatto benissimo. Ci mancherà Aru, ma soprattutto ci mancherà Quintana che è fresco vincitore di un Giro di Romandia. L'avremmo veramente voluto vedere a questa edizione, perché sarebbe stato uno dei corridori più in forma in questo momento. Ha deciso di affrontare il Tour, quindi perderemo le gesta di questo grande campione. Però per quanto riguarda la classifica sicuramente ci sarà da divertirsi, e partiremo già da domani. E domani una cronometro individuale, non a squadre, dove già nella cronometro individuale si riuscirà... Hai fatto bene a correggermi, perché adesso che l'hai detto... Ricordo di averlo detto io, la stupidaggine. No, non è una stupidaggine, ci si può sicuramente sbagliare. Comunque una cronometro individuale dove sembra quasi banale, anche se sono pochi chilometri, però in questa cronometro riesci a capire già la condizione fisica di certi corridori. Sì. Quindi si può già domani sera mettere a confronto le prove soggettive di questi corridori, che poi punteranno alla vittoria finale. Tra un po' ascolteremo, intanto neanche a farla apposta, Maurizio, le immagini
Questa è proprio la Fantini Nippo e vediamo un abbronzatissimo, grintosissimo Stefano Giuliani. Guarda che eleganza, eh? Adesso sicuramente non ci sta sentendo, ma guarda che eleganza, guarda con che spirito si fa tutta la passerella rosa. Ovviamente gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Questa è la squadra: Cunego, Berlato, Bisolti, Grega Bole, Stacchiotti, Filosi, Grosu, Yamamoto e Ziglioli. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo alla Nippo Vinifantini. Però adesso ci vediamo le tappe in pochi in un paio di minuti, tutte le tappe, e poi parleremo della nostra. Andremo dal sindaco di Roccaraso, perché Roccaraso sarà arrivo di tappa il prossimo giovedì, prossimo 12 maggio, tutte le tappe. Tutte le tappe del Giro d'Italia, ma quella che ci interessa particolarmente è quella ovviamente che arriva da noi, arriva in Abruzzo, arriva sulla Remogna, arriverà giovedì prossimo, sarà la tappa numero 6 e per questo ringrazio in collegamento telefonico il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera. Allora, un po' di emozione comincia a salire, eh? Sicuramente l'attesa è tanta e siamo pronti per questa bella manifestazione e per questo bel evento. Senta sindaco, Roccaraso di solito
prende vita soprattutto d'inverno, in questo caso anche a primavera, ecco, non vi siete fatti mancare nulla. Assolutamente no, ci tenevamo a riportare il Giro d'Italia dopo tanti anni. Roccaraso e l'Abruzzo meritano manifestazioni di questo livello e soprattutto nel ciclismo, e quindi ci siamo impegnati come amministrazione e siamo riusciti a riportare un arrivo di tappa straordinario, la prima vera salita del Giro d'Italia, quindi ci saranno anche emozioni da un punto di vista agonistico sicuramente. Senta, sindaco, fervono i preparativi, immagino che questa settimana dall'inizio del Giro fino all'arrivo, e poi immagino non solo, sarà comunque una lunga attesa, ma soprattutto anche immagino iniziative collaterali alla Caruana Rosa. Sicuramente ci sono tante iniziative collaterali di promozione di questo bellissimo sport con le scuole, con varie associazioni, ma sicuramente quello più importante sono appunto i preparativi. C'è un restyling proprio completo del manto stradale che da Castel di Sangro sale fino alla Remogna, quindi offriremo anche una qualità del percorso e soprattutto accoglieremo la carovana e tutti i ciclisti nel migliore dei modi da un punto di vista proprio di accoglienza turistica in generale. Insomma, faremo vedere al mondo quanto paesaggisticamente può essere bella la nostra regione. Io toglierei quel può essere, quanto è bella la nostra regione, perché è una regione straordinaria con mari, monti e con grande capacità di accoglienza, e soprattutto, ecco, ripeto, abbiamo anche delle qualità da un punto di vista, ecco, agonistico. Abbiamo visto anche tanti corridori questi giorni venire a provare la salita, la primavera salita, e questo ci fa capire che anche a livello, ripeto, agonistico è temuta e sarà sicuramente una tappa da non perdere per tutti quanti gli appassionati del ciclismo, ma sicuramente per tutti gli appassionati dello sport. E allora noi la ringraziamo, sindaco, ovviamente le facciamo l'in bocca al lupo per la tappa che verrà, ma anche per l'avvicinamento a questo grande appuntamento di ciclismo che riporta il ciclismo, il Giro d'Italia sulle nostre strade, come ha detto bene, sulla prima vera salita di questa 99esima Corsa Rosa. Grazie, sindaco. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie dunque al sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, continuate a scriverci, poi ancora Giro d'Italia, tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northway. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica.
star. You're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Allora, eccoci rientrati per parlare sempre di Giro d'Italia e allora io direi di, siccome sono arrivati alcuni messaggi, eccone altri. Danilo Di Luca dov'è? Vogliamo dire, Luciano, abbiamo promesso che giovedì prossimo, sì, giovedì 12, avevamo detto settimana scorsa, sarà ospite di Velò, sarà ospite di Velò. Presenterà appunto di nuovo il suo libro che sta avendo veramente grande successo, quindi ecco qua un altro. Vogliamo Danilo giovedì, l'avete promesso? Eh sì, l'abbiamo promesso, non ci tiriamo indietro. Giovedì prossimo, insomma, presenterà il suo libro e poi ovviamente, visto che sarà anche il giorno dell'arrivo in Abruzzo del Giro d'Italia, con lui commenteremo anche soprattutto la tappa che sarà, Moreno, la prima vera salita. Che tappa sarà? Cioè, lì che cosa potremmo capire? Poco o qualcosa già sì, anche se saremo solo alla sesta? Guarda, come capita, come succede tutti gli anni, dagli anni che ho fatto il Giro d'Italia io alle esperienze comunque di tutti i Giri d'Italia o i grandi giri a tappe, le prime salite non sono mai servite a capire chi vincerà il Giro, però serviranno magari a capire chi non lo vincerà. Chi non lo vince. Perché comunque si inizierà a capire comunque lo stato di forma di tutti i pretendenti comunque alla vittoria o comunque a chi farà classifica del Giro, quindi sarà soprattutto una tappa per darci questa indicazione. Sarà sicuramente la più attesa per gli abruzzesi, poi anche la prima tappa di montagna, quindi l'attesa sarà maggiore. Luciano, prima alcuni ci hanno scritto, secondo me vince Landa, secondo me Landa non vince, intanto questa è la tappa da Ponte a Roccaraso, a Remogna, tappa numero 6 di media montagna, sarà sicuramente una tappa da non perdere, primo arrivo in salita, come vedete ci scrivevano no vince Landa, no vince Nibali o forse Valverde. E un telespettatore, il gruppo Spritz prima ha salutato Moreno Di Biase. Contraccambio. Ma chi, un telespettatore da casa ti diceva, ma chi lo vince per te, Luciano, questo Giro d'Italia? Intanto questa è la planimetria. Lo vince Nibali, secondo me, il Giro d'Italia. Ma perché la logica che dice questo, ma sicuramente io avendo partecipato a 10 Giri d'Italia, ci vuole anche quella dose di fortuna, bisogna non cadere. Io penso che già nelle prime due tappe olandesi sarà un giro difficile, perché tutta tappe pianeggianti con montovento, con dei rondò ogni chilometro e mezzo, quindi bisogna tenere le posizioni, diventa complicato non cadere. E le caratteristiche dei grandi giri, secondo me, nelle prime 10 tappe ci sarà, purtroppo ci sarà ancora grandi cadute e noi ci auguriamo che i pretendenti alla vittoria del Giro non rimangano coinvolti in queste cadute, perché altrimenti la vittoria al Giro diventa molto complicato. Comunque volevo un attimo soffermarmi. Intanto scusami, sì, ti interrompo perché un nostro telespettatore ti dice, visto che ci azzecchi sempre, me la gioco.
Lui si gioca a Nibali, eh? Beh, non guadagneresti... Non è che, esatto, non è che guadagna tantissimo. Non eh? Guadagneresti molto perché obiettivamente è il grande favorito del giro. Però per continuare il discorso di prima... Che no, mi piace sottolineare questa tappa abruzzese perché ritengo che sia una tappa interessante, con una salita da Castel di Sangro a Roccaraso, che è una salita abbastanza impegnativa, al 10%, strappe al 10%, anche al 12%, e con questo arrivo sulla Remogna. La Remogna non è una salita durissima, ma ritengo che la salita da Castel di Sangro ad andare su in paese a Roccaraso è un bel test per chi vuole vincere il Giro d'Italia. Io in questa tappa avrei messo, ancora prima di Roccaraso, avrei messo magari Rio Nero San Nitico oppure il Macerone. Quando c'è Roccaraso, queste due salite che precedono la salita finale, nel passato l'avevano sempre messa. Io mi ricordo nel 82 si arrivava a Pescara, si partiva dai Serni, appunto si faceva Rio Nero, Macerone, Roccaraso e poi si scendeva nella vallata verso Guardiagrele e poi si faceva lo strappo di... Cioè salite che hanno caratterizzato un po' le tappe appennini. Che queste salite sono sempre state salite che dove ci sono stati veramente grossi scontri tra i campioni. E in questa tappa, soprattutto il Macerone, ce l'avrei messa perché effettivamente la salita poi di Roccaraso sarebbe stata una salita più vera, più dura. Invece si arriva dopo 120-130 km di strada non decisamente dura, quindi sì, Roccaraso è come salita impegnativa, però non penso che possa fare dei grandissimi danni, anche per chi trova una giornata no. Però sarà una tappa interessantissima per Roccaraso, una comunicazione forte. Sappiamo che questo Giro d'Italia sarà seguito da oltre 150 TV internazionali, quindi sarà il primo grande appuntamento del Giro, ci sarà grande interesse. Io mi auguro che Roccaraso risponda veramente alla grande a questo grande appuntamento. Ce lo auguriamo ovviamente tutti. Eccolo qua, ancora riproposta la planimetria della tappa che da Ponte arriva a Roccaraso. Adesso però Maurizio, mi fai vedere la foto che è arrivata e che è molto particolare e che in questo momento si aggiudicherebbe la tuta che tra un po' faremo vedere. Un saluto alla redazione di TV6 Sport per la bella trasmissione Velo, in particolare al grande Luciano Rabottini, Carlo da Città Sant'Angelo, salutiamo Carlo Schiavone, ma soprattutto gli facciamo un applauso per la Miss. Sì, un look impeccabile, un look con una impeccabile, maglia bellissima, sì. Ok, grazie Carlo per averci mandato questa foto. Ovviamente la vedete alle mie spalle, la tuta che chiunque ci mandi una foto potrà aggiudicare, gentilmente offerta da Sport Style di Luigi Cirillo. Lo ringraziamo, ovviamente ringraziamo tutti quelli che ci seguono, tutti quelli che ci scrivono e tutti quelli che hanno anche la pazienza, la voglia di mandarci delle foto da casa. Grazie a Carlo Schiavone che salutiamo. Adesso però abbiamo parlato del super favorito Vincenzo Nibali, lo ascoltiamo alla vigilia della partenza del Giro d'Italia. Nibali. Beh, guardando ultimamente, sicuramente dopo lo scorso anno Landa entra di diritto a essere uno di quei giovani a puntare anche per la classifica di quest'anno, quindi anche rispetto alle sue aspettative e gli ultimi risultati che ha fatto, quindi è uno dei principali avversari per questo Giro d'Italia. Poi per quanto riguarda i giovani, sicuramente magari ci saranno qualche sorpresa. Abbiamo anche in squadra Aru, che quest'anno sta pensando al Tour de France, non sarà qui a questo Giro d'Italia, però diciamo che come speranze italiane per ora, per il momento, non è che si può pensare a delle nuove giovani promesse, devono crescere anno dopo anno, magari c'è qualcosa, magari ci saranno anche delle sorprese già a partire da quest'anno, non so.
Ma certo che le tappe più importanti sono quelle di montagna, quando già si arriverà sulle Dolomiti. Poi è chiaro che ci saranno delle tappe sorpresa, magari di cui non conosciamo bene il percorso, però a volte quando le tappe sembrano magari quelle più semplici, a volte si possono rivelare quelle più difficili, quindi bisogna stare sempre molto attenti. Penso che una tappa molto importante sarà già la prima vera cronometro, quella di Greve in Chianti. Ci sono dei tratti molto veloci anche in discesa, ma ci sono anche tratti in salita con tante curve, ci vogliono tanti cambi di ritmo. E già lì si può vedere forse chi è uno dei corridori più in condizione all'interno di un Giro d'Italia e nella spesa dei 21 giorni, quindi può essere una tappa che già si può vedere qualcosa in termini anche di classifica. E poi bisogna vedere anche un po' la tappa di Arezzo, è molto nervosa, ci sono dei tratti di strade bianche e comunque si sa, il Giro d'Italia presenta sempre insomma qualche trappola, trabocchetto, tappa dopo tappa, quindi la squadra deve essere sempre, bene o male, sempre molto unita. E poi quando arrivano le salite, quelle più importanti, è chiaro che quelle saranno le fasi più critiche per noi. Ecco. C'è più le Dolomiti delle Alpi occidentali? Ma è difficile poter dire questo, perché dipende anche come vengono distribuite le energie, come viene interpretata la corsa. È chiaro che poi l'ultima settimana può essere molto impegnativa e quando il fisico va veramente sotto stress, l'ultima settimana penso che è molto, molto decisiva. Per quanto riguarda l'ultima settimana, sicuramente è quella più difficile per tutti, però diciamo che emerge quello che sta meglio, quello che ha la condizione migliore poi nell'arco delle tre settimane. E sì, sappiamo tutti che Landa è un ottimo scalatore per quello che ha dimostrato anche lo scorso anno, specialmente nell'ultima settimana, che era veramente l'uomo da battere. Nel giro che abbiamo visto, anche da quello che non ero presente, ma che abbiamo visto in TV. Per quanto riguarda invece le doti, diciamo, da discesista di Landa, diciamo comunque nella media di un buon discesista. Questo era Vincenzo Nibali, insomma, che ha fatto un'analisi un po' di tutto questo Giro d'Italia, analizzando un po', ovviamente superficialmente, quelli che potrebbero essere i momenti chiave della corsa rosa. Luciano, i punti fondamentali, dove si vince, quando si vince questo Giro d'Italia, quali saranno gli snodi fondamentali, e poi a Moreno Di Biase chiederò quale potrebbe essere invece una sorpresa, un uomo da tenere d'occhio che magari in molti non mettono tra i favoriti o tra i papabili favoriti, che però potrebbe sfruttare le caratteristiche del percorso, le caratteristiche dei 21 giorni per essere un po' la sorpresa, quello che fu Esiedal qualche stagione fa, per intenderci. Io penso che Nibali abbia un po' centrato tutto il giro. Secondo me la prima tappa importante di questo giro, a prescindere la nostra di Roccaraso, che ha il nostro interesse, però secondo me sarà la nona tappa, quella della cronometro di Greve in Chianti, dove con 40 km già lì si potrà veramente fare una differenza sui propri avversari. Quindi già la sera di questa tappa si potrà avere, o perlomeno avremo delle sensazioni più chiare per quanto riguarda la classifica e quale potrebbe essere la classifica finale. Poi ci sono le tappe dolomitiche e quella soprattutto delle Alpi con il Colle dell'Agnello, che ritengo che sia una delle tappe fondamentali. Quindi dopo questa cronometro sicuramente le due tappe, sia quella dolomitica che quella delle Alpi, potrebbero essere quelle che veramente deciderà questa edizione del Giro d'Italia. Abbiamo visto, Maurizio, ci riproponi la crono di 40 km, perché parlato anche di doti da discesista
di Landa, ha parlato Nibali, perché in questo caso potrebbero essere fondamentali anche le doti da discesista. Ma le doti da discesista potrebbero essere determinanti anche nelle tappe di montagna. Io ritengo che oggi Nibali sia il corridore più completo a poter vincere dei grandi giri, perché è un corridore che va forte in salita, va forte a cronometro, ma va fortissimo in discesa, quindi ha veramente le tre qualità più spiccate rispetto agli altri, no? Quindi prendi un Chavez, un colombiano, che sicuramente sulle Dolomiti potrebbe farti un grande numero, però obiettivamente gli manca la cronometro. Dumoulin va benissimo a cronometro, potrebbe battere anche Nibali sulla cronometro di Greve in Chianti, però poi sulle grandi salite potrebbe far fatica. Invece Nibali è un po' il giusto compromesso per tutte, appunto per poter vincere un giro, perché ha queste qualità eccezionali sia a cronometro sia come scalatore, ma soprattutto come discesista. Quindi alla fine ritengo che sia il corridore più completo che si presenta a questa edizione del Giro d'Italia. Tanto prima c'era una domanda per te, Luciano, perdonami Moreno, tra poco veniamo da te, c'era una domanda se potevano andare via delle fughe. Volevo chiedere a Luciano se ci possono stare fughe per sfavorire subito Landa. Ma diciamo che le fughe è un po' le qualità del ciclismo moderno, in tutte le tappe avremmo fughe sicuramente, però nelle tappe pianeggianti ci saranno squadre attrezzatissime a controllare appunto queste tappe veloci, perché ci sarà molto interesse anche per gli arrivi dei velocisti, quindi sulle tappe pianeggianti ci sarà un controllo totale. Poi sai, il giro ha sempre un po' presentato delle fughe da lontano, vittorie eclatanti, però diciamo che sono sempre vittorie di giornata che obiettivamente non penso che peseranno molto sulla classifica. La classifica io penso che dovremmo aspettare le grandi salite, il giorno della cronometro, che sarà un giorno importante. Però il giro è imprevedibile, quindi ci sarà da viverlo giorno per giorno. Non pensiate che ci si possa divertire solo sulle tappe di montagna, ma questo è un giro dove ci si può divertire anche nelle tappe pianeggianti, perché appunto può nascere delle situazioni complicate o pericolose, come appunto aveva detto e sottolineato Nibali. Quindi ogni giorno anche la tappa più banale può presentare delle grosse difficoltà. Quindi ci sarà un giro tutto da seguire giorno per giorno. Moreno, la sorpresa. Ma io di sorprese ne avrei tre di nomi, che non abbiamo parlato tanto di Uran, che comunque non sarebbe tanto una sorpresa. Quindi tra i favoriti mettere comunque il giovane colombiano della Orica Green Age, Chavez. Sì, ha detto Luciano, è vero come dice Luciano che non è un corridore completo come Nibali, infatti Nibali è il favorito numero uno. E pensare a lui come sorpresa, e ricordando a tutti che comunque l'anno scorso ha vinto due tappe alla Vuelta, quindi ha esperienza per vincere tappe, quindi potrebbe essere sicuramente la sorpresa dell'ultima settimana. Quindi bisognerebbe vedere come arriverà in classifica l'ultima settimana del giro. E poi tra le Alpi francesi e i nostri passi in Italia, sicuramente lo vedremo tra i protagonisti. Ciao, Moreno, tra i protagonisti giovanissimi di questo Giro d'Italia, Giulio Ciccone. Io ritengo che Giulio, se amministrato bene, se ha una condotta di corsa tranquilla, specialmente nei primi 10 giorni, ha veramente delle grandi chance per mettersi in grandissima evidenza in questo Giro, perché ha delle tappe veramente adattissime alle caratteristiche tecniche del corridore di Chieti. Assolutamente sì, ne parlavamo prima fuori onda. Giulio Ciccone, beh, ho avuto modo di conoscerlo personalmente nelle categorie giovanili, che ha avuto
una parentesi in pista, quindi ho collaborato con il settore pista, quindi l'ho conosciuto e preparato una stagione in pista, quindi personalmente già ai tempi non sospetti nelle categorie giovanili già si vedeva comunque che aveva un qualcosa di, aveva la stoffa per fare il corridore. E si è rivelato in questi ultimi anni quello che si aspettava, quindi si è confermato un ottimo corridore. Secondo te, come ci dice il nostro telespettatore, è pronto per la maglia bianca? Guarda, sicuramente non so come imposteranno tatticamente il Giro d'Italia di Giulio, perché ha due scelte. E se correre per fare classifica, che sia maglia bianca e poi magari di conseguenza ritrovarsi nelle non primissime, però comunque nelle prime posizioni della prime 10 posizioni della classifica, oppure se puntare a qualche tappa, io non disprezzerei neanche questa seconda ipotesi, quindi dovrebbe fare una scelta di uscire fuori classifica subito nelle prime tappe e poi puntare a qualche tappa media di montagna, quindi io vedrei, questa è una scelta sua personale, sicuramente lo vedremo protagonista, perché è un ragazzo che ha una grinta da vendere, io lo conosco, anzi vorrei salutare lui e la famiglia, ho comunque dei bei ricordi, gli faccio un grande in bocca al lupo. Assolutamente, glielo facciamo tutti. A proposito di Giulio Ciccone, che hai detto tu lo hai avuto, lo hai allenato, senti, ma è vero che vuoi cominciare ad insegnare ciclismo? Sì, insegnare sì, è una parola semplice ma molto importante e complessa. Molto complicata, sì. Molto complicata, perché manco da un po' di anni da questo mondo, quindi non ho partecipato, sono stato un po' lontano, a parte i vostri inviti in trasmissione. E sì, sto maturando l'idea di rientrare nel mondo del ciclismo, e il mio desiderio è quello di farlo comunque nelle categorie giovanili. Vorrei mettere a disposizione la mia esperienza e soprattutto la mia passione per dare qualcosa in questo mondo. E la sto preparando con molta cura e soprattutto mi sto formando, perché come hai detto tu voglio fare l'insegnante. Io sono stato un discreto ciclista, però non ho mai insegnato, e quindi proprio in questi giorni, in questi ultimi mesi, e ho partecipato a, sto facendo un corso di maestro istruttore per le categorie giovanili, e devo dire anche che la federazione ha fatto veramente un buon programma per preparare noi maestri istruttori e lo sviluppo delle categorie giovanili, perché sta puntando sulla multidisciplina come insegnamento nelle categorie giovanili, quindi certo. si andrà ad affrontare non solo nelle categorie giovanili l'insegnamento di quello che può essere l'attività su strada, ma si andranno a sviluppare anche altre discipline nel mondo delle due ruote, che sono il fuoristrada, la pista. E poi tu essendo di Lanciano, insomma. Sì, soprattutto a Lanciano, l'idea che parte la passione del mondo giovanile, l'idea è nata anche dal fatto che comunque a Lanciano negli ultimi anni ho notato che è venuto a mancare comunque a livello giovanile sono venute a mancare delle squadre che esistevano ai tempi che io correvo, quindi è venuto a mancare un punto di riferimento per un giovane che vuole avvicinarsi alle due ruote. Quindi ho deciso di intraprendere questo cammino, quindi lo sto per portare a termine, quindi a breve farò anche una presentazione ufficiale, perché comunque voglio, quando entrerò in campo dovrò essere pronto per lavorare con i giovani, perché penso che sia più difficile lavorare con le categorie giovanili che con dei professionisti. Assolutamente. Io volevo chiedere ad Antonio Menicucci, che
è anche responsabile del settore giovanile, insomma, quello che ha detto Moreno Di Biase sul lavoro fatto dalla federazione, insomma, è anche un po' un riconoscimento del lavoro che avete fatto voi, e che presenta quest'anno anche molte novità, soprattutto per chi fa pista, per chi intende fare pista, per le squadre che vogliono fare pista. Sì, certamente Moreno ha detto bene. Quest'anno abbiamo iniziato sia noi in Abruzzo che in tutta Italia il primo livello di maestro di ciclismo. Abbiamo rinnovato tutto il programma. La federazione ha investito molto sia per quanto riguarda le risorse umane sia per quanto riguarda quelle economiche. Noi ci aspettiamo un buon ritorno con tecnici preparati, e quindi l'asticella deve alzarsi perché abbiamo bisogno di questi direttori sportivi, di questi tecnici. Noi stiamo vicini, sabato ci sarà l'esame finale di questo primo corso e ripeto, la federazione sta facendo di tutto per incrementare quello che sono le risorse economiche, ripeto, e anche quelle umane, e vorrei precisare anche che lo scorso anno abbiamo investito sia per quanto riguarda le borse di studio per gli esordienti, e quest'anno, oltre a ripetere sempre questa borsa di studio che andranno ai ragazzi che sono meritevoli sia per quanto riguarda la scuola sia per quanto riguarda i risultati nelle gare ciclistiche, e più abbiamo abbracciato anche una gara denominata Trofeo Coni, che quest'anno si farà, le selezioni regionali si terranno al Bike Park di Monte Silvano con Stefano Giuliani, una nuova manifestazione dove ci saranno delle gare a staffette fuoristrada, e la squadra vincitrice si compone di quattro elementi, cui parteciperanno G4, G5 e G6. La squadra vincitrice parteciperà alla finale nazionale che si terrà a Cagliari nel mese di settembre. Quindi, come vedete, noi stiamo sempre allerta per cercare di dare il possibile a questo settore, da cui poi vengono fuori i vari cicconi. Peraltro, qualche settimana fa, ospite proprio qui da noi, Antonio Di Rizio, disse che ci sarebbero state delle novità anche dal punto di vista economico per le squadre che volevano andare ad allenarsi su pista ad Avezzano, e non è sempre per tutti semplice a livello chilometrico. Infatti dimenticavo di dire che anche in questo caso il comitato regionale, e con il nostro presidente Mauro Marrone, ha investito economicamente dando dei rimborsi ai ragazzi che andranno ad allenarsi ad Avezzano, perché Avezzano, purtroppo, come ha detto pure l'amico Moreno, Lanciano è per noi indisponibile fino a giugno, quindi dobbiamo per forza riversare su Avezzano, e i costi sono quelli che sono, quindi il comitato regionale ha pensato di stare vicino alla società dando un rimborso a ogni atleta che parteciperanno agli allenamenti. Oggi tra l'altro vogliamo anche ricordare che a Avezzano c'è stato un meeting su pista, oggi abbiamo avuto un recupero perché questo si doveva tenere la settimana scorsa, purtroppo causa maltempo è stata rinviata oggi, e la prima manifestazione su pista intitolato all'ex ciclista Cervellini di Avezzano, e penso che sia andato tutto bene, la partecipazione è stata massima, quindi avremo 8 gare su piste, di cui 6 a Avezzano e 2 a Lanciano, per completare tutto quanto il programma della pista. Ok, io mi devo fermare tassativamente per l'ultima volta, non cambiate canale, tra pochissimo, dopo la pubblicità, l'ultima parte di Velo, e ovviamente la parte preponderante sarà sul 69esimo trofeo Città di Manoppello. A tra poco.
Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave, computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott, assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32 presso la ex Monti. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia, troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Eccoci rientrati, ultima parte di Velo, come promesso, continuate a scriverci, però intanto vediamo gli appuntamenti con Velo prima di passare ovviamente a Manoppello a vedere le immagini, anche le interviste dei ragazzi che hanno vinto. Questi sono gli appuntamenti: il giovedì alle 21 per chi ci sta seguendo in questo momento in diretta, la prima replica tra qualche ora,
due ore, a mezzanotte e 30, domani alle 17:20 la seconda replica sul canale 14 del Digitale Terrestre per chi vive in Abruzzo. Per chi vive in Molise, salutiamo i tanti amici molisiani che ci seguono, canale 12 del Digitale Terrestre domani sera alle 21:30 su Telemolise 2, la replica di questa puntata. Poi, per chi dovesse perdere questi quattro appuntamenti, c'è sempre la possibilità di andare sul sito www.velonews.it per rivedere la puntata, oppure sul canale YouTube di TV6, www.youtube.com/TV6, e come ulteriore possibilità sulla pagina Facebook di Velo, che vi abbiamo fatto vedere prima, all'interno della quale potete anche scrivere e mandare dei messaggi. Sono anche lì linkate tutte le puntate volta per volta, sono dei file YouTube, quindi facilmente consultabili. Questi sono gli appuntamenti con Velo. Passiamo a Manopello. In molti casi noi abbiamo detto la Liegi, la classica delle classiche, la regina delle classiche, la Roubaix. Vogliamo dire che la regia delle classiche per la categoria juniores in Abruzzo è Manopello, 69 edizioni. Comincio con Gianfranco Pepe, perché il primo maggio ho detto, e non sono andato lontano dalla realtà, in Abruzzo, per chi segue il ciclismo, è Manopello. Eh sì, certo. 69esima edizione, è giustamente per me che lo organizzo da 15-16 anni, è un orgoglio veramente grande. L'abbiamo ereditato qui, come dicevo, 15 anni fa, è una bellissima manifestazione che cade proprio in questo giorno di primo maggio, dove si va a ricordare la festa dei lavoratori. E quest'anno abbiamo avuto un numero inconsiderevole di partecipanti, circa 190 iscritti che si sono presentati ai nastri di partenza, 145. Si sono dati battaglia sul classico circuito collinare dell'entroterra manopellese, un percorso abbastanza impegnativo. Il primo giro che attraversa anche Manopello Scalo di 24 km, poi si rimettono sul circuito di 18,5 km per 5 giri, un totale di 100 km circa. Faccio i complimenti al vincitore che... Federico Rosati, che è stato molto bravo. Peraltro, permettimi di dire, Gianfranco, Federico Rosati, beh, vado a memoria, aveva vinto qualche giorno fa a Civitella del Tronto, quindi per lui si tratta di una vittoria, seconda vittoria nel giro di pochi giorni. Era un pronosticato alla vittoria, anche perché c'è una bella squadra forte. Quindi si sono dati battaglia già dal primo giro, però essendo un gruppo abbastanza sostenuto non usciva nessuna fuga, andavano abbastanza veloci, basti pensare che la media di 41,8 è una bella media. Poi nell'ultima asperità, che l'arrivo in salita, un bello strappo in mezzo al paese, ha staccato tutti i suoi avversari arrivando a mani basse, come si dice, vincendo questo bellissimo trofeo. E possiamo dire, l'abbiamo detto anche in altre circostanze, che questa per la categoria un po' è l'università, cioè chi vince a Manopello di solito è destinato a fare carriera anche in futuro. Sì, diciamo che questa manifestazione è un trampolino di lancio verso il mondo professionistico. Perché, Gianfranco? Bah, sarà perché il percorso è abbastanza selettivo, non so, piace molto. Basti pensare che prima della partenza alcuni corridori della Sicilia che erano venuti un giorno prima a dormire mi hanno chiesto: Gianfranco, possiamo vedere il percorso? Che non lo conosciamo. Allora l'ho portato in macchina, gli ho fatto fare il percorso, mi hanno detto: oh, percorso del genere da noi non esiste. Non l'avevano mai visto. Sì. Assessore, abbiamo detto Manopello rappresenta un po' il ciclismo giovanile della nostra regione, ma vogliamo dire che anche questa corsa è comunque carica di altri significati, un po' perché viene in un giorno particolare e poi perché comunque rappresenta la storia anche dei lavoratori abruzzesi? Esatto, rappresenta la storia dei lavoratori in primis di Manopello, perché questa bella manifestazione che si ripete da 69 anni è dal 47
è stata ideata nel 1947 dai nostri lavoratori di Manoppello e dei paesi vicini che lavoravano nelle miniere che si trovano nella zona pedemontana di Manoppello, per capirci sopra la Basilica del Volto Santo, ed è da lì che venne questa idea di celebrare questo giorno pieno di significato, la giornata del lavoro, con lo sport delle due ruote, quindi delle biciclette, uno sport molto faticoso. Per ricordare, Assessore, una grande tragedia in Belgio, dove voi come Manoppello hanno perso parecchi minatori, la tragedia di Marcinelle che rimane nella storia delle tragedie del lavoro. Eh sì, c'è questo legame forte con Marcinelle, perché lì andarono tanti minatori abruzzesi, molti erano di Manoppello, che purtroppo persero la vita tragicamente nel 1956. E indubbiamente si ricorda anche quei lavoratori che sono tra l'altro sempre originari di Manoppello e dei paesi vicini di tutto l'Abruzzo. Quindi è una gara ciclistica che fa parte integrante del nostro patrimonio storico, culturale e sportivo. Una gara che interessa tutto il nostro territorio, parte dalla Basilica del Volto Santo, arriva allo Scalo, poi passa nel centro storico. Una gara molto bella, come ha descritto molto bene Gianfranco, e grande partecipazione da molte squadre, molte provenienti da regioni vicine, quindi questa è una grande soddisfazione anche per gli organizzatori, per tutto l'Abruzzo, anche per noi, perché quindi questo vuol dire che desta molto interesse, attenzione, quindi viene considerata anche agonisticamente, insomma, una bella prova per i ragazzi. Per tornare un secondo al significato storico, appunto, di questa giornata, di questo evento, volevo un attimo accennare a una cosa che stavamo vedendo io e Gianfranco prima, e che la federazione gentilmente ci ha concesso, e che sono gli ordini di arrivo dai primi anni 50 di questa ecco, gara. Esatto. Ecco, e qui insomma si annoverano tanti nomi, anche campioni abruzzesi e non, che hanno partecipato a questa competizione di Manoppello. E tant'è, tornando sempre al significato storico, questa gara si chiamava Gran Premio dei Lavoratori. Gran Premio dei Lavoratori. A proposito di Manoppello, io ho parlato di università, Gianfranco, ma qui dentro c'è qualcuno che a Manoppello non si è laureato, è vero? Campione, anzi, è arrivato tra i primi 10, ecco. Sì. Un piazzamento. Rovistando negli ordini. Ecco, rovistando, che cosa hai trovato? Abbiamo trovato Luciano Rabottini. Edizione numero che anno? Adesso era, mi sa, 78, forse nei 10 mi piazzai, però sì. Questo l'ho già detto anche in passato, mi lega molto questa manifestazione, perché io mi sono appassionato a questo sport anche grazie a questo evento, perché io ero un ragazzotto di appena 12-13 anni, seguivo le prime gare ciclistiche che andavo a vedere, e Manoppello proponeva non nella categoria juniors ma addirittura nella categoria dei dilettanti di prima e seconda serie, quando era una categoria veramente importante. E io appunto andavo a vedere le gesta dei campioni di quel tempo e mi innamorai di questo sport. Quindi poi ho avuto anche la fortuna di poter partecipare in un paio di circostanze anche agonisticamente. Mi sarebbe tanto piaciuto poter vincere un Gran Premio di Manoppello, però obiettivamente poi non tutte le corse
corse si potevano vincere e poi c'era un percorso che non mi si addiceva a livello di caratteristiche, però era una corsa che sentivo molto ed è una corsa che si sente tuttora, come appunto ha detto Gianfranco, perché obiettivamente questa è la corsa più datata del calendario ciclistico regionale, con degli ordini d'arrivo importanti. Qui sono passati tutti i più grandi campioni che poi si sono affermati nel ciclismo. Ho visto ordini d'arrivo con Di Luca, Marzoli, Masciarelli, Stefano Giuliani, quindi la crema del ciclismo degli ultimi 40 anni è passato sulle strade di Manoppello. Quindi, però concludo solo nel dire che faccio i complimenti ai giovani ragazzi che hanno ricevuto questa grande eredità, ma è un'eredità che costa veramente tanti sacrifici a portarla avanti, però mi auguro che i giovani di Manoppello, l'assessore giovanissimo Gianfranco ancora veramente c'ha molto entusiasmo, quindi speriamo che veramente questa manifestazione possa vivere anche nei prossimi anni. Quindi spero che Gianfranco riesca a dare anche gli entusiasmi a livello organizzativo ai giovani di questo paese per far sì che rimanga veramente un punto di riferimento del ciclismo, ma dello sport regionale. Senti Gianfranco, l'anno prossimo, adesso non voglio portarmi già oltre, dici già pensi all'anno prossimo, però l'anno prossimo sarà l'edizione numero 70, sarà un'edizione anche a livello di numeri certamente diversa dalle altre. Sì, ci stai pensando? Ne parlavamo prima con Sandro, assessore, dobbiamo muoverci un po' prima per fare una bellissima festa. Poi voglio ricordare anche Luciano che ci aveva fatto la promessa l'anno scorso che ci dava una mano. Sì, ah, okay. Vi do una mano volentieri, vi dovete muovere a livello di comunicazione molto prima e perché no far intervenire il comune, qualche bel personaggio, faremo in modo che un'edizione, 70 anni di un'edizione ciclistica, io penso che sul territorio nazionale veramente difficilmente si trova, quindi vi starò vicino, ve l'ho promesso, lo faccio veramente con grandissimo entusiasmo perché questa manifestazione dà ancora grande emozione, quindi complimenti per quello che state facendo. Assolutamente, vittoria come diceva giustamente Gianfranco per Federico Rosati, secondo posto per Pier Giorgio Cardarilli, terza piazza per Alessandro Monaco, questi tre tra poco li sentiremo, quarto Gianmarco Michini ai piedi del podio della Spelt di Antonio Dottore, qualche settimana fa abbiamo avuto ospiti in studio, quinto Alessandro Marinozzi, sesto Andrea Menghi, settimo Gabriele Brega, ottavo Giuseppe Amato, nono Matteo Belogi, decimo Matteo Caimmi. Queste le immagini, vi ha anche assistito il tempo, perché caro sì, Gianfranco, sì. Abbiamo avuto settimana scorsa qualcuno che insomma era rimasto siccome un po'. Da tre anni che oltre alla gara ciclistica juniores avevamo aggiunto una gara giovanissime nel mattino, però abbiamo dovuto annullare per il maltempo. Certo. Adesso troveremo una data più in là e lo rifaremo. Ah, quindi lo rifaremo, la recupereremo. Sì, 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 la recupereremo. Assolutamente. ci andiamo a sentire i primi tre classificati del 69esimo trofeo città di Manoppello. Ascoltiamo. Stando alle ultime indicazioni di Radiocorsa sembrava un arrivo incerto sino alla fine, invece poi nello strappo in salita Federico Rosati ha fatto la differenza. Sì, ho cercato di aspettare il momento giusto, anche perché sentivo che ero molto in forma, vengo da una vittoria da lunedì e sono riuscito a bissare la vittoria. Scongiurata la pioggia, quindi problemi legati anche alle condizioni meteorologiche, si dimostra questa una delle gare più impegnative per la vostra categoria. Sì, è una gara molto impegnativa, il percorso si addiceva molto alle mie caratteristiche e quindi mi piaceva comunque vincere in questa città molto bella. Un plauso va rivolto un po' a tutto il tuo staff, a tutta la tua società, una scuderia Umbria che non è la prima volta che viene a partecipare in Abruzzo. No, è una società molto rigida con il team manager Franco Bellia che ci segue tutta la settimana, e il presidente Sauro Pioppi e anche tutti i sponsor. È un contorno molto bello per me che mi aiuterà sicuramente a crescere e a migliorare tutte le mie caratteristiche.
Pier Giorgio Cardarilli, Team Coratti, seconda posizione. I giochi sembravano fatti negli ultimi 100 metri, anche se hai tentato di recuperare proprio nell'ultimo tratto. Sì, in pratica questo arrivo era un po' un arrivo, cioè fino agli ultimi metri, perché comunque sia si salì, gli ultimi 500 metri erano molto duri. E niente, la volata diciamo l'ho impostata un po' male, stavo nell'ultimo chilometro, ero parecchio dietro, ho dovuto fare una rimonta, poi quando sono arrivato diciamo abbastanza davanti già mancavano 500 metri, avevano già allungato tutti e nel salire diciamo ho incontrato un po' quelli che si piantavano, quindi ho dovuto fare un po' lo slalom e non ce l'ho fatta a riprendere diciamo il primo. 5 giri, non c'è stata mai possibilità di fare selezione? Allora io diciamo ero partito per arrivare diciamo in volata, nel senso, dato che non sono uno scalatore puro, volevo cercare di limitare i danni, provare sì ad andare in fuga, però visto che c'era molto vento, l'andatura era molto elevata, quindi era tutto molto difficile. Così come l'anno scorso, Alessandro Monaco si riconferma sul podio, magari non nel gradino più alto, ma comunque una bella posizione. Ma sì, sto abbastanza bene, non è un arrivo adatto alle mie caratteristiche, un arrivo abbastanza esplosivo, però oggi grazie alla buona condizione mi sono difeso abbastanza bene, un podio di tutto rispetto, dai, va bene così. Rispetto alla gara vittoriosa dell'anno scorso, come è cambiato? Che giudizio possiamo dare su questa corsa che ha visto un gruppo compatto sino alle ultime battute? Ma sì, esattamente, la differenza è stata proprio questa, perché l'anno scorso si è sganciata una fuga e siamo arrivati qui sotto l'ultimo strappo in 6 e poi dopo la scrematura in salita abbiamo preso l'ultimo strappo in 2, quindi è stato più facile. Qui prendere il gruppo compatto sicuramente è stato difficile tenere le prime posizioni e soprattutto l'andatura era molto più elevata. E dunque complimenti ai primi tre classificati Rosati, Cardarilli e Monaco, ovviamente anche a tutti gli altri, complimenti a voi organizzatori perché insomma portate avanti un'eredità davvero molto molto pesante. In bocca al lupo ovviamente per l'anno prossimo, perché sarà come detto la settantesima edizione. Peraltro, eccola qua, questa è la volata con cui Federico Rosati batte Pier Giorgio Cardarilli e poi Alessandro Monaco e tutti gli altri a seguire. Peraltro, per quanto riguarda la categoria allievi, c'è stata una gara, il Gran Premio Fantini a Fossacesia, vittoria di Antonio Tiberi, secondo posto di Jacopo Panone, terzo Salvatore Mennella, quarto Danilo Morzillo, quinto Michele Eremita. Dunque Tiberi, laziale della Val d'Arnese, domina a Fossacesia. A proposito, siccome stiamo per andare sui prossimi appuntamenti, in mano ho una locandina che tra un po' inquadreremo, il nono Memorial Giuseppe Lunelli il prossimo 8 maggio, domenica, ne parliamo proprio con Antonio Menicucci che ce lo presenta, così ci concentriamo a Villa Magna, in provincia di Chieti, così ci concentriamo anche su quello che sarà. Sì, allora siamo arrivati alla nona edizione, il tempo è passato, è tutto pronto a Villa Magna per ospitare questo nono Memorial. Abbiamo, fino a oggi abbiamo circa 74 iscritti con 15 squadre, da tenere presente che nello stesso giorno avremo 4 gare per la categoria allievi, una a Napoli, una a Viterbo, a Terni e a Villa Magna. Noi siamo i più numerosi e quindi siamo anche soddisfatti per questa partecipazione. Niente, il percorso è quello dello scorso anno, purtroppo gli smottamenti, quelle frane non sono state recuperate perché chiaramente la strada è ancora interrotta, la provincia ci aveva promesso che ci riapriva la strada per il mese di maggio, ma non è stato possibile, quindi avremo lo stesso percorso, la partecipazione sarà numerosa, noi siamo pronti, niente, aspettiamo domenica l'evento. La gara sarà sicuramente dura perché ogni anno gli atleti dicono che è una gara abbastanza dura e chi vince a Villa Magna è un po' come Manopello, è come un'università, questa volta per la categoria allievi. Non per niente il nostro Giulio Ciccone, che ha partecipato anche a Villa Magna, si è piazzato nei primi tre e ha fatto un buon numero pure a Villa Magna, quindi...
In bocca al lupo, in bocca al lupo. Grazie. Per questo appuntamento. Allora ci proiettiamo nei prossimi appuntamenti con Maurizio Da Qui in regia e ovviamente Silvia Gentile, che ringrazio alle camere. 7 maggio per i giovanissimi a San Buceto, primo trofeo Decathlon. Per il fuoristrada l'8 maggio, dunque domenica a Bucchianico, Gran Fondo San Camillo dell'Ellis, gare cross country, sempre l'8 maggio per i giovanissimi, aspettando il giro, primo trofeo Nuovo Borgo a Sulmona, il nono memorial che abbiamo detto adesso con Antonio Menicucci, nono memorial Giuseppe Lunelli, quarto trofeo Eurocofir categoria allievi a Villa Magna. Questi sono gli appuntamenti per il fine settimana, questi della domenica. Il sabato invece 7 maggio a Rosciano l'ASD Teate Bike organizza il nono trofeo città di Rosciano, ovviamente con la supervisione dell'Axi. Ci siamo, abbiamo detto davvero tutto, io ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti questa sera, ovviamente augurandogli un buon giro d'Italia partendo da Luciano Rabottini. Ciao Luciano, buon giro. Buonasera a tutti e buon giro a tutti. Buon giro anche ad Antonio Menicucci, grazie, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ovviamente in bocca al lupo per il nono memorial Giuseppe Lunelli, buon giro a Moreno Di Biase, ciao Moreno. Sì, ciao, buonasera. Buon giro, ma non solo, all'assessore allo sport del comune di Manoppello Sandro Petaccia, grazie per essere stato in nostra compagnia. Buon giro, ovviamente aspettando il prossimo Manoppello, a Gianfranco Pepe, ciao. Grazie, Gianfranco, grazie. A tutti. Grazie a Maurizio Da Qui in regia, grazie a Silvia Gentile alle camere. È tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.